Bentornati su Inscription. In questa puntata dovremo, o meglio, io voglio sconfiggere l'Uberbot che sta lì. Prima di fare questo, però, prima di andare a combattere l'Uberbot, dobbiamo andare a fare un'altra cosetta, ovvero dobbiamo tornare nella casa stregata robotica. Come vedete qui, se io entro nella casetta, abbiamo a che fare con l'Uberbot. Quindi prima dobbiamo uscire. Dobbiamo tornare indietro, uscire, possiamo anche farlo tramite teletrasporto e andare qui nel mondo dei cadaveri luridi, ovvero più o meno il... Ma qui ci sono altre strade da fare, ovvero qui, ecco, sono stato teletrasportato da un drone, qui siamo al di fuori della casa stregata robotica, che è veramente infame, ma prima di entrare nella casa stregata robotica... Anzi, ci entriamo. Oddio, oddio, che paura, fammi uscire. Allora, prima di entrare come si deve nella casa stregata robotica, usciamo dal gioco. Eccoci qua, siamo nella fabbrica dei robot. E io devo assolutamente riuscire a ottenere qualche altra cosa. E qui, come vediamo, non abbiamo il codice per aprire l'orologio cuckoo. Non abbiamo possibilità di attivare questa stampante che immagino stampi delle carte più potenti. Ma forse che c'è? C'è un oggetto là che prima non c'era. C'è un teschio che prima non c'era. No, mi ha fatto una foto. Cioè, stessa cosa prima il drone foto. Ah, il drone foto, questo è quello che si avvicina all'Uberbot. Mi sono fatto una foto io, quindi in che modo questo influenzerà il gioco all'interno del gioco? Boh, chissà, non lo so. Comunque, piuttosto ce ne andiamo un attimo. Non qui. Dove devo andare? Ah, gli armadietti, certo. Questo l'abbiamo aperto, questo armadietto. Abbiamo preso dentro, c'era il gadget delle bombe che ci tornerà molto utile contro l'Uberbot, perché io nella scorsa puntata non ci ho pensato, però se, quando l'Uberbot ci mette davanti tutte le torrette e noi usiamo la bomba, facciamo un bel casino, distruggiamo tutte le carte sul tavolo, il che è positivo. Però dobbiamo finire questo qui, questo enigma qua, non l'ho finito le altre volte. Allora, vediamo un po'. Allora, quanto abbiamo capito? Questo simbolo qui con i tre mana e le frecce è una specie di bomba. Quindi fa esplodere quello che sta accanto. Quindi questo, questo. Quindi metterlo qui non ha senso perché comunque esploderebbe. Devo disattivarle quindi queste bombe. Le devo togliere di mezzo. Quindi, no, questa qua no. Le devo togliere di mezzo, fare in modo che non esploda niente. E anche questo qui, vedete, qui non esplode, qui non esplode. Quindi... Non dobbiamo cercare di non attivare le bombe. Ok. Questa non si può spostare. Quindi questa la rimaniamo su così facciamo i 5 attacchi. Qua dice uno. Vediamo se faccio così. Sì! Non si sa come. Ci sono riuscito. Non so neanche io come. Non me lo chiedete. Non me ho solo ho di mezzo le bombe. Ho fatto un po' dei casini. Cos'è sta? Mago Bot solitario. Questa è un'altra carta parlante? Io pensavo di trovare il terzo e ultimo gadget. Invece no, non abbiamo trovato un gadget da usare durante i combattimenti. Ma questo strano mago bot solitario che ha come oggetto una manina. Che fa? Arraffa questa mano? Chi sei? Sono Stimoli. Qualcosa di diverso dall'oscurità, grazie mille, puoi fare di me ciò che vuoi. Mi basta non ritornare a quell'oscurità infinita del cassetto. Quindi parla come Homer Simpson questa carta più o meno, no? È tipo una specie di mago stordito dagli occhi strabici che insomma si offre di aiutarci perché l'abbiamo liberato. Aspetta, qua a destra c'è... No, l'ho visto! L'ho visto di sfuggita! L'ho visto! Ricordate lo slime? L'uomo slime che stava dentro la boccetta? Nell'altra avventura. Guarda come ci guarda storto P03. L'uomo slime stava nella boccetta nel mondo fantasy, cioè nella baracca di Lashy. Qua invece, nella fabbrica dei robot di P03, stava all'interno di questo tubo. Aspetta, vediamo un po' se ritorna magari. Ritorna, ritorna. No, non ritorna.
Comunque, l'abbiamo intravisto. Allora, qua c'è il libro, se non erro, ok. Libro, poi un tablet in questo caso. Allora, io vedo qua altre cose. Qua cos'è? Un teschio, non si capisce. C'è della roba oltre sti pannelli, Tipo, vedete qua, io vedo il computer, che è lo stesso computer che sta qua. Che strano posto questo. Vabbè, comunque, torniamo nella casa stregata. Eccoci qua. Ci abbiamo una carta in più adesso. Eccola qui, che è il mago bot solitario. Vediamo cosa fa la sua abilità. L'abilità sanguisuga. Quando una delle tue creature si trova in uno spazio, una carta che possiede questo sigillo si sposta il più possibile vicino a essa. Va bene, si sposta. Ma perché si chiama sanguisuga? Quindi diciamo che si vuole accoppiare con le altre carte. Ok, entriamo nella casa stregata robotica olografica. Allora, qua ci siamo già stati. E qua c'è una botola. Qua sopra c'è un nemico. Perché l'altra volta non siamo riusciti a finire la casa robotica? Ah, qui l'avevamo attivata la tagliola. Perché non l'ho finita la casa robotica? Non mi ricordo. Ah, perché c'era una porta che era chiusa da un lucchetto, ricordate? No, questo prima non c'era, questa pergamena. E questa porta era chiusa. C'era un lucchetto. No, pure il lucchetto era qua. No, o era qua. Quindi adesso possiamo... Ah, vediamo un po' che succede. Hai portato un'ottima penna. Ah, sì, perché abbiamo guadagnato una penna in un'altra battaglia, se ricordate. Mi pare. Firma qui per acconsentire a fornire l'accesso. Sì, tu non mi convincono tanto, però, Grazie. E non dimenticare il tuo contratto. Ma quale contratto? Abbiamo attivato un altro checkpoint. Oggetti carichi al 100%. No, vabbè, ho attivato un checkpoint inutilmente. Degeneratore di bot flying 100%. Quindi in pratica ho... Eh no, questi sono ancora validi. Sono ancora... Vabbè, andiamo avanti. È un'altra area che non abbiamo... Oltre la casa... Oh! Questo è un altro Uberbot. Non è quello di prima, è un altro. Questi bibliotecari imbecilli lo venerano, mentre se ne sta qui ricoperto di sporcizia e lerciume. Quindi sono due gli Uberbot. O sono tre. Sei pronto a ripulirlo? No, ma ci abbiamo lo scontro con l'altro Uberbot. Oh, guarda, è l'ora di affrontare il boss. Decompressione di archivista. Questo è l'archivista, si chiama. Applicazione matrice di personalità. Pulizia di qualche file temporaneo. Ok, ci sono. Ah, saluti. Nel caso non l'avessi capito dal titolo del mio file zip, io sono l'archivista. Attendo con impazienza l'opportunità di esplorare il tuo hard disk. No, grazie. File e cartelle sono la mia specialità, sai. Quanti file? Così tanti stimoli. Pesce buono. Che è qua? Chissà che gimmick che c'ha sto archivista maledetto. Ci sono due lapidi qua, che ovviamente bloccano gli attacchi. Ok, se una creatura ha possibilità di bloccare questa, una carta che possiede questo sigillo, di attaccare una... Quindi questi non è possibile rimuoverli in nessun modo, tranne forse con la bomba qua. Ci abbiamo tre bibliotecari. C'ho il mago bot solitario. Non posso giocare nulla di questo tranne il contenitore vuoto. Quindi per ora potrei bloccare un bibliotecario. Ma non gli altri due. I bibliotecari bloccano gli attacchi aerei e fanno la morte per byte. Quando una carta che possiede questo sigillo muore, selezioni un file. Sulla bilancia verrà posato un danno equivalente alla dimensione del file. Aspetta, aspetta. Cioè, mi va effettivamente a esaminare i file nel mio hard disk? Ma sul serio? Spero di no. Perché io ho molti file molto grandi. C'ho degli archivi, c'ho delle ISO. C'ho dei giochi che occupano anche 600 MB sul mio hard disk qua.
Se mi becca tipo un gioco della PlayStation che occupa 600 megabyte, sono finito. Vabbè, comunque. Andiamo. Allora, vediamo un po'. Devo per forza usare il contenitore vuoto. E lo mettiamo a bloccare qui. Non posso giocare altro per ora. Volendo posso ricaricarmi la batteria, ma comunque non ho un altro contenitore vuoto, quindi è inutile. Andiamo. Boom boom. Aspetta. Quando muore, se riusciamo a fare. Quindi come faccio? Mo? Allora c'ho due. Il mago bot solitario, se lo metto poi lui si sposterà verso il contenitore vuoto, quindi non ha senso. Devo mettere un qualcosa che faccia due danni. E non ce l'ho, c'ho solo il robo pesci. Allora, metto il robo regalo a parare. Ah, devo pescare una carta prima. Allora, peschiamo il contenitore vuoto. Allora, se metto il robo regalo, una volta ucciso mi pesca una carta nuova. Proviamo. È diventato lupo robo regalo. Adesso lo farà a pezzi. E una volta fatto a pezzi il bibliotecario qui, vedremo cosa succede con sta storia dei file. Che strana. Che strano. Allora, vediamo un po'. Dovrei mettere due contenitori vuoti per parare gli altri attacchi. Potrei mettere anche un mago boss solitario, ma non lo metto perché sennò lui mi si sposta. Quindi mettiamo due contenitori vuoti, uno qua e uno qua, così mi riparo dagli attacchi. Però, vai. Allora, avrei dovuto informarmi prima. Dovrai permettermi di accedere al tuo disco rigido. Potresti acconsentire, per favore? Non è che sono tanto entusiasta di sta cosa, eh? Ti assicuro che non risulterà alcun danno. Allora, io incrocio le dita, perché qua se mi comincia a cancellare davvero i file sul mio computer so dolori, eh. Perché da questo gioco possiamo aspettarci di tutto. Potrebbe anche cancellarmi i file. Richiesta di consenso. Vuoi consentire a Inscription X di accedere al tuo disco rigido? Sì, vabbè, dai. Incrociamo le dita. Ecco qui i tuoi veri file. Sta cosa ricorda un po' Psycho Mantis, che se ricordate nel primo Metal Gear per Solid. Non quello dell'MSX. Nel primo Metal Gear Solid per PlayStation ti guardava dentro la memory card. Se avevi giochi Konami ti diceva: ah, che fai, giochi a Castlevania? Cosa del genere. Spero nessuno stia guardando. Invece no, perché siamo in diretta. Siamo in diretta video. Bene, ora consigliami un file da. Devo scegliere un file piccolo. E tieni conto delle sue dimensioni. Mi devo ricordare i file che ho sull'hard disk e gli devo consigliare un file piccolo. La sua grandezza e il suo volume. Allora, questo è il mio hard disk. Ok. Andiamo in C. Andiamo su Combo Fix. Andiamo un po'. Ma qua vedo dei file enormi, giganteschi. Tipo c'è il Buttini che è su 261 byte. Però il problema è che se mi cancella il Buttini, poi il computer non mi funziona più. Perché il file di boot, capito? Il boot manager. Poi autoexec.bat. Che faceva l'autoexec.bat? No, fa sempre parte del gruppo di file. C'è VJ Link che non mi ricordo. C'è Games GOG. I file video dell'invio. Cioè, se mi cancella un file della scheda video, qua il gioco non lo vediamo più, ve lo dico subito. Allora, vediamo un po'. Boot, combo fix, hardware cleaner. Hardware Cleaner era un vecchio programma che avevo messo per togliere gli hardware, ma non lo uso più da un sacco. Rec Bandicam contiene le registrazioni che sto facendo, anche le registrazioni di questo gioco. I file sono molto grandi, vi assicuro, ogni puntata occupa tipo quasi 2 GB. Una cosa esagerata. Allora, andiamo un po'. Hardware Cleaner, Aumei, XX Clone. Vediamo un po'. Rename. Document and settings. Allora, io non vorrei prendere un file che poi mi va a rovinare qualcosa. Quindi un file. Allora, ComboFix è un programma che serve
a togliere i malware, cose varie. Però non è necessario, nel senso che se tu lo attivi, ok, altrimenti rimane lì fermo. Quindi prenderemo forse un file del combo fix. Che dite? Allora, italiano o inglese? Mettiamo inglese. Internet Explorer X. No, ma questo è un file, mi sa, corrotto. No, è un file che contiene un... contiene un virus, quel file. Forse me l'ha messo in quarantena. Andiamo a vedere. Ma non c'è la cartella giochi? Vediamo un po' che c'è nella cartella GOG. La cartella... no, document and settings. Che è dev? Che conti... config MSI, cos'era? Combo fix, boot, IO. Aumei che era l'antivirus, non mi ricordo. No, ah, era sempre un programma. Che però non mi ricordo il programma. Era. Vabbè, comunque... vediamo un po'. Se vado sotto... questo 200k, 46k. Allora qua c'è il boot manager, no, l'adexecbat, che occupa 0 byte. Questo sarebbe l'ideale da dargli in pasto perché occupa poco. Ma il problema è che se per caso lui mi cancella i file sottodolori, quindi io vado invece su rename, c'ho rename bat e pnatch. La rename bat occupa 40 byte. Cos'è rename? È una cartella che uso per rinominare i file. Dentro c'è un batch che ho programmato io, che è una cosa semplice, che serve a rinominare i nomi dei file. Perché? Perché i sistemi operativi più moderni hanno problemi a rinominare le estensioni dei file. Quindi grazie a questa applicazione DOS posso rinominare anche le estensioni dei file. Quindi utilizziamo questa. 40 byte. Raramente ho visto file tanto ridicoli. È piccolino, eh? Misurato in bytes? Cavolo, non occupa nemmeno un K, caro mio. Sono 40 bytes. E meno di un K. Temo sia troppo piccolo per essere misurato. Aspetta. Aspetta, ma l'ha messo sul suo piatto. Questo vuol dire che io non devo scegliere un file piccolo, ma devo scegliere un file grande per sconfiggerlo. E sto anche morendo, avrei dovuto mettere un file della registrazione di questo gioco. No. Ragazzi, sto per morire, devo stare molto attento. Allora, vediamo un po'. Qua c'è Robopesce, che posso distruggere la bibliotecaria con Robopesce. Ma quindi mi prendo... mi pesco un file, questo qui, contenitore vuoto, metto Robopesce qui. Pesce. E il Robopesce adesso dovrebbe distruggere il bibliotecario e dovrei poter scegliere un file molto più grande. Vediamo. Intanto lui mi distruggerà i contenitori. Forza, scegli un file. Ecco, adesso sceglierò, la dimensione sarà essenziale. Adesso sceglierò un file enorme, gigantesco. Andiamo sotto Rec Bandicam. Questi sono tutte le registrazioni delle puntate. Guardate, ci sono anche di altri giochi. Dobbiamo scegliere una registrazione particolarmente grande. Vediamo un po'. K, K, 1 megabyte, 2 megabyte, 1 megabyte. Ma perché quelle più grandi non me le conta? Ma quanto è stronzo il gioco? Io qui c'avevo tutte le puntate registrate finora di questo gioco. E ogni puntata occupa almeno 1 giga e 3. Massimo 2 giga e qualcosa. Quindi i file oltre una certa soglia non me li calcola. 1 giga, attenzione. Sì, eccoli i file, ho trovato i file del gioco. Guardate, queste sono tutte le puntate che abbiamo registrato in passato. Guardate, è bellissima sta cosa. Ci abbiamo tutte le puntate registrate in passato, guardate. Cioè abbiamo Inscription 1, l'inquietante gioco di carte, Inscription 10, la carta grigia, Inscription 11, il pescatore, 12, l'occhio di Magnificus. Ricordate queste puntate? Queste sono tutte le puntate che anche voi avete visto del gioco. 13, la cospirazione, de non mi ricordo, 14, il boss cacciatore, 15, l'attacco lunare, 16, la cripta, 17, la battaglia con Grimora, 18, la fabbrica dei robot, 19, la torre del mago, puntata 2, la morte, com'era, la morte metaludica, si intitolava, vero? Puntata 20, battaglia con, non mi ricordo, questa qui è quella che stiamo registrando adesso, credo, che non c'è ancora titolo. Poi c'è la baracca di Lesci, del signore, non mi ricordo, 1 gigabyte, però vedi, più 1 gigabyte, 2 gigabyte, guarda questa, puntata 26.
la ricordate? La zona radioattiva dei mutanti. Questa è la scorsa puntata ed è una delle più lunghe. Sono 2 gigabyte di roba, noi gliela diamo in pasta. Boom! 2 gigabyte di file, prenditi questo, disgraziato. Caspita, questo file, oserei dire, colossale. Hai detto giusto, perché la scorsa puntata, il file della scorsa puntata. Ottimo! Quindi gli ho fatto parecchio peso. Intanto lui mi ha ucciso i contenitori. Gli abbiamo fatto un sacco di peso, avete visto? E quindi abbiamo ribilanciato un po' la questione. Devo mettergli altri file delle puntate di questo stesso gioco che abbiamo registrato. E vediamo un po'. Devo però anche parare o contrattaccare le altre bibliotecarie. Quindi che facciamo? Ci abbiamo un contenitore vuoto e un mago bot solitario. Che faccio? Mi arrischio a pescare una carta? Proviamo. Ci abbiamo... No, questo si sposta, Arminator, mannaggia. Ma pure il mago bot solitario si sposta. Ma proviamo a fare così. Mettiamo un contenitore vuoto qui per parare e un mago bot solitario. Aspetta, se metto questo qui mi attacca a sti due, però. Però dopo non può dopo i paralleli. Ok, aspetta, mettiamolo qui. No, però aspetta. Fa un solo danno, quindi non lo ammazza. Ci vogliono 2 danni per ammazzare questo. Quindi mettiamo il mago bot solitario qui, che c'ha 2 di attacco e dovrebbe uccidere. Sì, sì! Non vede l'ora di lottare il mago bot solitario che abbiamo appena evocato, eh. Vai. Boom! E io ho ucciso un altro bibliotecario. Allora, procede a selezionare un file. Ricorda che la sua vastità è il tuo fine. Allora, torniamo sempre sulle puntate registrate, eh. C'ho l'asso nella manica, perché c'ho tutte le puntate registrate di sto gioco, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Inscription. Vediamo un po'. Sono tutte da 1 giga, però. Mi servono da 2 gigabyte. Sono tutte da 1 gigabyte. Solo la puntata scorsa era da 2 giga, mannaggia, come faccio? No? Mettiamogli la puntata 1, che però è la più breve, ma però comunque occupa 1 gigabyte. Puntata 1, un inquietante gioco di carte, vai. Boh, magnifico, gargantuesco. Ok. L'ho distrutto, ho vinto, ma non ho vinto. Ah, c'è il secondo round, perché i boss vanno battuti 2 volte, ricordate? Allora, seleziono un file. Mo però mi fa il contrario, mo mi fa che i file vanno contro di me. Quanto c'è scommettete? Questo tuttavia è molto speciale. Scegli un file che ti sia molto a cuore, no? Perché? Perché dimostri una certa età. Ah, il file più vecchio. Quindi non devo metterci i file... quelli delle puntate, perché sono recenti, visto che le sto registrando di recente le puntate, non devo metterci i file di sto gioco perché sono tutti recenti. Devo mettere un file vecchio. Vediamo un po'. Se andiamo sempre sotto Bandicam, vediamo un po' se c'è una puntata registrata molto tempo fa. Però purtroppo io dopo un po' le cancello dall'hard disk perché non c'è spazio. Vi ho spiegato, io tengo l'archivio delle puntate su YouTube. Non c'è spazio sull'hard disk per tenere le puntate. Voi dite, compra l'hard disk esterno! Ragazzi, il problema è che... sono povero. Ok, andiamo avanti. Powerful Recovery... vediamo un po'... 21... Devo fare un file vecchio. 2020... che sia molto più vecchio. Ma tutti del 2021 sono questi... era un file molto più vecchio. Ma tutti del 2021, ma com'è possibile? Dovrei avere dei file molto vecchi. Non riesco. Sono la cacca, ragazzi. Dovevo tornare indietro, questi sono file troppo recenti. Andiamo su... ah! Games, la cartella giochi. Oppure la cartella Go. No. Però pure questi contengono roba recente. Devo mettere un file molto vecchio. Vediamo un po'.
problema è che questo hard disk io ho fatto un backup tempo fa e quindi nessun file è realmente vecchio, a meno che non conti la data di creazione del file. Vediamo un po' qui su combo fix, questo è sempre 21. No, non c'ho file vecchi, sono tutti 21. Sì, perché ho fatto il backup, quindi sono tutti contati come file creati di recente. Vediamo nel cestino. Questo non... Niente. Allora, questo del rename... Ah, 18. Posso usare il file del rename che abbiamo usato? No, questo è un altro file, perché quello prima non lo possiamo usare. Però 2018, dai, pare abbastanza vecchio. Usiamo questo. Ora mettiamo quel file in una carta, perché non hai scelto un file che ti fosse troppo caro, vero? Perché se questa carta morirà, arriverà a fare il tuo disco. Ma come? Ma no, ma guarda che pezzo di merda! Allora, per fortuna non è un file fondamentale, però è stronzo lui. Apposta mi ha chiesto un file a cui ero affezionato. Pensate se era un documento, tipo, che ne so, uno dei racconti che avevo scritto su Word. Uno dei dei vecchi racconti horror o di fantascienza che io scrissi tanti anni fa. Me lo cancellava il bastardo. Ti prego, non mi tentare, sono assolutamente serio. Dobbiamo vedere che aspetto ha. Questo è il file. No, c'è una pistola puntata alla testa, il file. Ma guarda! C'ha 4 di attacco e 4 di difesa. Mo? Mi ha passate tante. Sì, un file vecchio. Una statistica pari a 4 quarti è quantomeno opportuna per un file prestigioso come questo. Ah, quindi se muore... Se muore mi cancella il file. Sono curioso di sapere se è vero, sapete? E se ci mettiamo un file di sistema? Se ci mettiamo il file batch? Ma questo gioco è diabolico. Perché se tu ci metti un file di sistema, se ci mettiamo un file tipo boot, ini, dopo il computer non ti funziona più. Se si muore quel file, poi il computer non ti funziona più. Ma che gioco... Che gioco stronzo. Va bene. No, guarda, mi ha messo degli alberi dove prima c'erano i robot che attaccavano. Per fortuna il mago bot solitario si può anche spostare. Però se io metto una carta qui, lui qua non si sposta. Come faccio? C'ho due exoscheletri. Questo attaccherà l'albero, ok. Questo invece lo devo parare o contrattaccare. Quindi non userò questo qui, a meno che non sia necessario. Prendiamo un altro. Stampante 3D rotta, cioè, che attacca e mi genera scudi, quindi usiamola. Oh, il mago bot solitario si è spostato. Dice ciao amico. Si è spostato. E quindi mo qua ci ho scoperto. Però per fortuna c'ho l'albero che mi ripara per ora. Andiamo a fare il prossimo round. Ok. È entrato l'ex scheletro. Ho beccato il contenitore vuoto. Ed è morto l'ex scheletro. Sta entrando un donatore di... Donatore di che? Di fragilità. Ah, ok. Una creatura scelta sopra di lui riceverà il sigillo fragilità. Quindi anche le mie potranno ricevere il sigillo fragilità. E spero non questo. Questo qua ce la dobbiamo tenere, sto file. Perché questo alla fine è un file di sistema. Potrebbe compromettere l'utilizzo del computer se viene eliminato. Comunque, vabbè. Allora, l'albero morto... L'ex scheletro non ha colpito l'albero morto. Non può entrare in gioco finché non distruggo l'albero morto. Allora, qua farò due danni. Due danni qua. Che faccio? Distruggo l'albero morto? Aspetta, prendiamoci una carta attacco. C'è un minatore, che però non userò adesso. Andiamo. Ho fatto tre danni. L'ho ammazzato, ho vinto. Già ho vinto, ciao! Pensavo di averti in pugno. Vabbè, quindi l'ho ammazzato senza nessuna difficoltà, senza dover usare il file che lui mi voleva distruggere e senza neanche far avanzare quelli più cattivi che erano il donatore di fragilità e l'ex, il secondo ex scheletro. Pensavo di averti in pugno. Beh, credo proprio che tu abbia preso qualche decisione corretta durante il deck building. E invece no, non l'ho proprio costruito il mazzo. Ho giocato con quello che mi è capitato, caro mio.
E la fortuna ti sorride. Okay. Abbiamo battuto l'archivista, bastardo. Ok, abbiamo battuto l'archivista. No! Quelli sono i quattro monoliti, quindi ci sono quattro Uberbot da sconfiggere. Intanto prendiamo i soldini. Cos'è sta cosa qua? Ah, è un nuovo bonus. Ricordi il tuo mazzo secondario? Non ho un mazzo secondario. Quella cosa inutile con tutti i contenitori vuoti. Ah, sì, sì. Il mazzo secondario è quello? Con tutti i contenitori vuoti? Ma non è inutile. Sta per diventare meno inutile. Ma in realtà non è mai stato inutile. Il mazzo con i contenitori vuoti è sempre stato utile. Ma non mi dire che i contenitori vuoti me li riempie di qualcosa. Oh, caspita. Me li sta prendendo tutti. La tua scelta verrà installata ogni carta... su ogni carta contenitore. Quindi questo è come il totem. Ricordate nelle vecchie puntate avevamo messo dei sigilli grazie al totem dello scoiattolo. Ogni scoiattolo che corrispondeva ai contenitori vuoti qui aveva una nuova funzione in più. Allora c'ho blocca attacchi aerei. Oppure questo è nano armatura, blocca il primo attacco. Oppure contrattacco. Quindi blocca attacchi aerei, armatura o contrattacco? A me mi piace il contrattacco, francamente. Mi piace molto il contrattacco. Però anche blocca attacchi aerei può essere utile. Però no, utilizzo il contrattacco, mi piace. Interessante. Non sono sicuro fosse corretto, ma ora hanno tutte aculei taglienti. Oh, me la ridate sparandomele, però bellissima questa animazione. Ok, abbiamo ucciso l'archivista, che adesso è diventato una specie di monolito che spara i suoi dadi verso l'alto. Ciò cambia qualcosa nel mondo di gioco? In realtà no. Qui ci abbiamo uno scheletro, un teschio. Vediamo un po' se funziona la stampa. Non funziona niente. Ok, proseguiamo col gioco. Torniamo indietro. Siamo nuovamente nella stanza. Oh, scheda di memoria. No, di nuovo. Oh, scheda di memoria piena. Non possiamo più registrare la puntata. E mo' ritorniamo a vedere i filmati del nostro amico YouTube. Nuova scheda di memoria inserita. Ok, quindi ha cambiato la cam. Vediamo un po'. 10 febbraio? Ah no, il mese è contato, quindi 2 ottobre. 2 ottobre prima dei filmati. Ricordate, avevamo visto i filmati tipo intorno al 12-13 ottobre. Ma è tornato indietro, al 2 ottobre. Cos'è successo? C'è una cosa in mano. Sembra una confezione di un gioco. Questo forse è quando lui aveva trovato il dischetto. Vediamo un po'. Well, hello there, card gamers. Looks like my garage sale hunting days have finally paid off. Ah, mercatino. Che ha trovato, yeah, un mercatino? Baby. What do you guys see this? You know what that is? Ah. You know what that is? Vintage packs of Inscription. Allora, lui in pratica... Vintage packs of Inscription. Four of them. Packs. You know what that is? Voglio vedere bene la copertina. You know what that is? Ok, nella copertina ci sono gli occhi di Lashy, vedete, nel buio. Genfuna, la stessa compagnia che ha fatto il videogioco, quello 8-bit. Allora, sta cosa di lui che va al mercatino a cercare i giochi, se ricordate, qualche puntata fa abbiamo visto lui che andava al mercatino a comprare i giochi, un po' come fanno i, come si chiamano quelli, i Retro Hunters, Retro Busters, come si chiamavano quei due, Jay e quell'altro, che andavano in giro per mercatini. Erano due youtuber di qualche anno fa, che adesso non so più se fanno video, che collezionavano sia giocattoli che videogiochi. All'inizio mi li vedevo, poi dopo un po' ho perso interesse perché sono diventati sempre meno interessanti da guardare. Andavano nei mercatini a cercare di scroccare, dice, vedi, noi siamo youtuber, facci lo sconto. Che stronzi. Vabbè, comunque mi sono diventati antipatici a un certo punto perché se ne approfittavano troppo. Comunque è andato al mercatino come quelli lì. A volte pure io vado ai mercatini, però vabbè. Comunque
ha trovato qui le carte di Inscription, del gioco di carte. Se ricordate, poi noi abbiamo visto un video che lui ha fatto dopo di questo, dove le faceva vedere e spiegava la situazione. Ed in uno di questi tre pacchetti, che era stato aperto e richiuso, ci trovava dentro le coordinate che lo indirizzavano verso il dischetto contenente il gioco 8-bit di Inscription. Ok? Quindi, come ha fatto lui da gioco 8-bit poi a passare al gioco quello 3D virtuale che stiamo facendo adesso? Sta cosa non la sappiamo. Non la sappiamo, ci manca un pezzo di storia. You know what that is? Vintage packs of Inscription. Four of them. Quattro pacchetti. I don't know if the woman knew what these are worth. I mean, I felt a little bad. Dice, non so se la donna che me l'ha venduto sapesse il costo effettivo, si sente un po' in colpa a comprarli da lei, perché ha detto che l'ha presi a due spicci e sono dei pacchetti molto rari, ha detto, di un gioco di carte che era stato fatto negli anni 90, fine anni 90, ma poi venne fatta una sola serie e poi ritirato dal mercato, quindi But I mean she's probably doing okay living in this part of town. I mean it's like Aspetta che dice? Okay living in this part of town. But I mean she's probably doing okay living in this part. But I mean she's probably doing Credo se la stia passando bene. Ah, se vive in questa zona della città, che è una zona ricca, quindi. È un bel quartiere. Ok. Quindi, lui dice, è ricca, quindi non mi dovrei sentire in colpa se l'ho scammata prendendogli questi pacchetti a 2 lire. Però è anche vero che se uno fa un garage sale, vuol dire che o deve libera spazio, gli servono i soldi, fondamentalmente. It's a nice part of town, you know? And, she would have thrown them away if I hadn't come by, right? Se non l'avesse preso lui, l'avrebbe buttata le carte, forse, non lo so. Allora, comunque questo è un attore, Non è il creatore del gioco, che poi lo sono andato a vedere diverso, cioè gli occhiali. C'è una vaga somiglianza, comunque. Pensate, il creatore del gioco somiglia a lui, ma un pochino meno handsome, un pochino meno Chad, e con gli occhiali. E con qualche capello in meno. Right, right, ok. Big pack opening video incoming! Woo-hoo-hoo-hoo! Big pack opening video incoming. Dice, è in arrivo un video di unboxing di queste carte, di a pack opening, che apre i pacchetti. Allora, vediamo dopo. Torniamo, andiamo avanti nel tempo e torniamo al 16 ottobre. Quindi dopo, questo è quando lui stava... questi forse sono quei video che non si vedevano nello scorso batch. Ricordate le ultime due volte che abbiamo visto i video, alcuni video non si vedevano, quindi qua è quando lui sta facendo un'altra telefonata, quelli della Genfuna. Vediamo un po'. No, cos'è questo? Sta comprando qualcosa su eBay. Io vorrei andare in fondo a questa faccenda. Che sta comprando su eBay? Oppure hello? Il telefono di Genfuna. Hi, hello, is this Mrs. Hobbs? Signora Hobbs? Hi, my name is Luke. Ah, forse la signora che gli ha venduto i pacchetti e lui gli vuole chiedere perché su uno dei pacchetti era aperto e dentro c'era scritto a penna le coordinate dove lui ha trovato seppellito il dischetto del gioco che vediamo qui sotto. Lo vedete? Qua c'è un hard disk, leviamo un attimo... Vedete, in questo hard disk qua c'è un dischetto rosso che è il dischetto di Inscription. E i programmatori del gioco della Genfuna gli hanno intimato di ridarglielo, ok? Lui non vuole. Well, it's very nice to speak with you as well, Mrs. Hobbs. Okay. Sta parlando la signora Hobbs. Listen, I was at your garage sale the other day and I... Ecco. È andata al garage sale, l'ha detto al mercatino di questa, e mo gli chiede perché su una delle carte c'erano delle scritte. No, no, everything's fine, thank you. I was just wondering if you remember those playing cards that you sold me? Those... Mm. Yes, yes, those ones, Inscription, yes. Ok, le carte di Inscription. They were your daughters? Erano della figlia. Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she... Allora, erano della figlia. E la figlia, forse la figlia era uno degli sviluppatori del gioco? Non si sa. E lei ha detto she passed. E lui sta chiedendo, passed vuol dire se n'è andata, nel senso che è morta oppure che è passata di lì, perché passed vuol dire entrambe le cose. Oh. Oh. Ah, è morta la figlia. Oh, it was a while ago.
È successo molto tempo prima. Terrible. Sente rumore di pioggia. It's nothing really. I'm sorry to bother you, ma'am. Ok. Her name was Casey. Sì, ma Casey. That's a lovely name. Sorry, what? Ecco, lavorava per Inscription, vedete? Ci ho azzeccato. Faceva parte della Game Fune e forse aveva sviluppato il gioco. O conosceva quelli che hanno sviluppato il gioco. She worked for Inscription? I mean, she worked for Game Fune? Ma'am, would it be possible? I see. Okay, yeah. Do you think it'd be alright if I called you back later? I'm just trying to get to the bottom of something. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Alright, have a good dinner. Bye. Sì, ma questo approccio è sbagliato, perché così tu la persona la metti sull'attenti. Dici, che vuol fare questo? Perché così? Avresti dovuto dire, tipo, sono un fan di Inscription, vorrei farle delle domande perché sto preparando un video per YouTube. E così quella diceva sì, ok. Invece si dice, sto cercando di andare in fondo a una faccenda. Diciamo la gente un po' te manda a fanculo se fai così, in realtà. Ok, andiamo avanti. Stesso giorno, che succede? Niente morti o infortunio. Oh my god. No one was killed at the facility, though tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Ah, è morta nell'incendio della Game Funa. È morta nell'incendio degli uffici della Game Funa, questa, quindi. She was working late at the facility, performing quality assurance on behalf of her employer, Game Funa. Perché guarda in camera? Ha sentito qualche rumore venire dalla videocamera? Ci sono dei glitch, vedete? Ok, stesso giorno, poco dopo forse. Aspetta, aspetta, che sono quei codici? C'è tipo una specie di occhio maiale, non si capisce? 3K occhio maiale. Cioè, lui sta indagando su sta cosa. E io questi codici me li vorrei segnare. Sta indagando su sta cosa e non sappiamo... Non sappiamo perché, per come. Vediamo un po' cosa dice. Vediamo un po' cosa dice. Niente, non dice niente. Quindi c'è maiale 3K e maiale. Che poi non si sa maiale. Sembra tipo un robottino, un demone. Non si capisce il disegno. A me sembra un maialino, però potrebbe essere anche un robottino o un demone. Ok. Questo abbiamo visto. Filmare di errore. Perché si blocca qua? Ok. Poi giorno dopo, il 17. Someone is here. Qualcuno è entrato a casa sua. Forse per riprendersi il dischetto. Ricordate la ragazza con gli occhiali che diceva che doveva ridare dischetto e tutto quanto? Forse lei. E forse lei è la tizia che finge di essere morta. Non si sa, vediamo. Fuck this. My phone's in the other room, so if I die before I can call 911, use this tape as evidence. Niente. Apre la porta e il filmato si interrompe e poi ci sono... Che cazzo? C'era un codice, fermi tutti. Ok. Mycologue122 per apps blood s letterbox. Che cacchio vuol dire sto codice? Mycologue... Non si riesce neanche a leggere bene, poi dice forse... Vabbè, è un biglietto. Ok. È impazzito. È impazzito e sta mettendo dei dadi da 20, tipo quelli di Dungeons and Dragons, all'interno di una bilancia. Come si fa nel gioco?
Avete presente nel gioco ci sono ste bilance dove tu devi mettere ogni volta o i bulloni, in questo caso, oppure i denti, nel caso di Lashy, per vincere la partita. E lui sta mettendo i dadi qua dentro. È impazzito. Che cacchio è successo? Che cacchio è successo? Porca vacca. Ritorniamo al gioco. Allora, qui ovviamente c'era l'archivista che abbiamo battuto. Il nostro gioco diventa sempre più incomprensibile man mano che andiamo avanti. E adesso io potrei battere gli altri due stronzi che stanno qua, prima di andare dall'altro Uberbot. E qua però vedete che c'è una botola. Io vorrei ripulire quest'area, cosa che l'altra volta non mi è stata possibile. Non mi è stata possibile perché c'era la porta quella col lucchetto che conduceva all'Uberbot. Quindi adesso ci facciamo un po' di scontri normali. Andiamo ad ammazzare questi. Allora, andiamo pure veloci. C'ha due torrette e due ex scheletri. Io per ora però non posso giocare un cacchio. Posso giocare solo il robot saltellante e il contenitore vuoto. Solo uno dei due. Il robot saltellante para gli attacchi volanti. Qui nessuno di questi fa un attacco volante. Però i miei contenitori vuoti contrattaccano. Quindi se io lo metto qui davanti al drone sentinella, questo contrattaccherà e lo farà fuori, spero. No, ma dovevo parare l'ex scheletro, che più potente, che imbecille. Vabbè, ne beccherò un sacco di danni, mo. Ne beccherò 2, 4, no, solo 4 danni. Più... no, però 4 danni sono tanti. Vabbè, ho fatto già la strada. Perché sto giocando di fretta, non devo mai giocare di fretta. Sono in danger, eh. Mi sono beccato 4 danni. Devo recuperare un po' di... Allora, ma il drone sentinella gli sparerà e lui contrattaccherà, spero, prima di morire. Allora, vediamo un po'. Posso giocare solo due. Quindi ci giochiamo il mago bot solitario. Ah, devo pescare. C'è un robo scudo. Il mago bot solitario lo mettiamo qua, così almeno gli fa 2 di danno. Oh sì. Ok, ho recuperato un po'. Stanno entrando in gioco un altro ex scheletro e un insetto drone. Mi serve una carta che para i volanti come robot saltellante. Quindi ci prendiamo questa. Mettiamo il robot saltellante qui. E l'ex scheletro. Oh, c'è un amico, andiamo di qua. Voleva andare a sinistra ma non può, perché in mezzo c'è il contenitore vuoto. L'altro contenitore vuoto lo mettiamo qua. Vai. Ho recuperato un po' energia. Pariamo l'insetto drone. E questo qui si trasforma in lupo mannaro. Allora, da questo è facile da vincere questo round. Mi ha dato robo ameba, che è diventato torretta, e lo possiamo anche mettere dove pare. Posso giocarmi il robo regalo, robo ameba. Allora giochiamoci il robo regalo qua, così quando la drone sentinella gli spara ho un po' di compagnia, così quando lo ammazza mi entra una nuova carta al regalo. E poi mettiamo il robo scudo, non posso, il robo ameba qua, così facciamo un altro danno. Dovrei aver vinto già, eh? quasi vinto. Stanno entrando gli altri due scheletroni. Ok, e adesso però ho vinto, perché gli faccio 2-3 di danno qua, 0 danno, però posso anche distruggere il robo saltellante e mettere uno che fa più danno, tipo qua ci abbiamo il robo cecchino. Posso... qua non ci posso mettere niente, perché se ci metto, se distruggo il contenitore vuoto e ci metto il robo cecchino, lui me lo distrugge subito. Però posso distruggere il robot saltellante, al suo posto ci metto o robo scudo, robo cecchino ci metto. Vai, famo 2 danni, uno qua
Volendo lo posso fare qua il danno per liberarmi di questo. O qui. No, faccio qui il danno. Così una volta sconfitto questo, il mio lupo mannaro gli fa 3 danni. Faccio molti più danni. Guarda, boom, boom, boom. Guarda quanti soldi. Ho preso un mare di soldi grazie a quest'ultima mossa paracula. Invece di fargli danni io con il... No, qua è chiuso. Quindi non posso comunque finirlo questa sezione perché non ho la chiave. Quindi è inutile, ce ne dobbiamo andare, ragazzi. Non ho comunque la chiave. Quindi torniamo al checkpoint. Torniamo all'inizio, in Botopia centrale. Botopia centrale. Vediamo se ci abbiamo dei punti dove non siamo andati prima. Questo era proprio l'inizio, ricordate? Abbiamo trovato dei soldi che prima non avevamo trovato, quindi stiamo esplorando dei punti che prima o erano inaccessibili o che per incuria mia non abbiamo visto. Ah, guardate qua dove ci sono i 4 monoliti. Ok, andiamo sotto. Riprendiamo il ponte. Noi siamo qui. Soldi? Ah, c'è il negozio là. Dopo ci ritorniamo. C'è un passante che ci vuole parlare. Ma guarda, sono spuntate nuove cose che prima non c'erano. Ho preso un altro coniglio. Questo non c'era prima. È aggiustato. Ah, il ponte. Puoi proseguire felicemente per la tua strada. Ah, non sei felice? Essere una pedina in questo noioso intrigo robotico non fa per te? Ricaricamento matrice personale. È aggiustato. Ok, il ponte non ci poteva mandare. Ricordate, prima di andare sul ponte, andiamo qui. C'ho 62 dollari. Posso comprare un'identità mannara per una mia carta. Questa col fulmine non so cos'è. Poi una nuova carta, un potenziamento, un coniglio che non so a che serve. Questa altra cosa che costa 26 non so cos'è. Boh. Allora, se noi andiamo alla mappa, ricordiamo che qui allo stagno putrido ci abbia... Che è qua? Che è sto teschio? Vabbè, ricordiamo che qui allo stagno putrido c'è ancora da sconfiggere l'altro Uberbot, quello che fa le foto. Però, prima di andare da lui, attraversiamo il ponte. No, ho sbagliato strada? Andiamo un attimo qua, vediamo che c'è. Qua non ci siamo mai stati. C'è un altro scopo. Robo sveglia. Allora, robo sveglia dà più potenza a chi c'è davanti. Però attacca di 3, che è tanto. Quindi io metterei un minatore. Un robo scudo. Ah, non posso. Posso solo mettere il contenitore vuoto. Però mettiamo il contenitore vuoto qua. No. Ok, si sono autoeliminati a vicenda perché il mio ha contrattaccato gli aculei. Qua abbiamo un bot esplosivo che eviterei di colpire. Volendo posso colpirlo col minatore. Tipo se metto il minatore qua, al prossimo turno gli fa danno laterale. Quindi non ho un danno collaterale, ma danno laterale. Lo mettiamo. Aspetta, devo pescare una carta intanto. Peschiamo il contenitore vuoto, il minatore lo mettiamo qua. Così adesso fa 2 danni qua e qua, e al prossimo turno gli fa un danno a lui. Ok. Prossimo turno fa esplodere il bot esplosivo. Oh, mi ha fatto un danno il disgraziato. Ah, vedete qua nel contenitore vuoto c'ho l'aculeo disegnato. Allora, ci abbiamo un robo pesce. Andiamo un po' a robo pesce.
che costa 3. Poi c'è un robo scudo e robo saltellante. Allora, adesso il minatore distruggerà qui. E poi dopo avanzerà il mitragliere doppio. Portaci, so che mi fa 2 danni di qua e 2 danni di là. Quindi non è che mi conviene tanto uccidere il botte esplosivo alla fine, perché poi il minatore si sposterà anche. Mi conviene usare il robo pesce, così. No, però il robo pesce si mette davanti a sta carta e quindi mi becco 4 danni, no, non va bene. Devo mettere tipo un contenitore vuoto al lato, oppure un robo scudo. Mettiamo un robo scudo qua. Ma purtroppo il minatore si sposterà e 2 danni me li becco. Aia, 2 danni mi sono beccati. Devo sconfiggere quel cacchio di mitragliere doppio che c'ha 1 di forza e lo posso distruggere con robo pesce. Quindi prendiamo quest'altra carta. Oppure anche con l'ex scheletro. Lo facciamo così. Allora, mettiamo. Mi conviene. Allora, se io stavo pensando che se metto l'ex scheletro, ok. Però se io metto il robo pesce, se metto il contenitore vado qui, se metto il contenitore vado qui, lui poi ricontrattacca avanti. Però non fa in tempo se io prima ammazzo il mitragliere doppio. Però se non lo ammazzo, allora facciamo una cosa, quindi metto robo pesce qui, solo pesce, e poi il contenitore vado qua. Quindi dovrei fare un danno a lui e ucciderlo. Se non muore, lui comunque colpisce il contenitore vuoto che fa il danno, lo fa qui e gli fa danno a lui. Andiamo. Ho quasi vinto. Ha tirato fuori un robo baratto che non mi conviene uccidere, però. Ai ai ai. Allora, vediamo un po'. C'è un exoscheletro e una stampante 3D. L'exoscheletro lo mettiamo qua. La stampante 3D la mettiamo al posto del contenitore vuoto che voglio distruggere. Quindi faremo un sacco di danni a sto turno. Gli faccio 2, 3, 4, 5, 6 danni qua e qua niente. Quindi 6 danni gli faccio. Lo sfondo. Ok, sfondato. E ho preso un sacco di soldini extra. Ma io francamente... Che è qua? Devo riciclare una carta. Io qua francamente vorrei tornare indietro. Però poi lui mi dice se torni indietro... Ecco, vedi, dice se torni indietro ti resetto tutto. Quindi non possiamo... Adesso io avrei voluto sconfiggere l'altro Uberbot, ma dobbiamo aspettare per farlo. Quindi devo prima andare qua. Vediamo un po' cosa fa questo. Cos'è riciclo? Distruggerà una delle... Ma non voglio distruggere. Non fare l'idiota. È meglio che ricevano una nuova. Rendo il tuo mazzo più coerente. E ti darò in cambio delle robomone. Ma non voglio. Non voglio distruggere. Stimolami. Non voglio distruggere una carta. Porca madre. Cioè, qual è la carta più inutile che ho? Allora, c'è un Grizz. Un mitragliere doppio. E sono tutte utili, non ne voglio distruggere nessuna. Cioè, l'unica doppia che c'ho è l'ex scheletro. Mi dispiace perché mi piacciono tutte e due, però... Perché pure potente, fa 2 di danno. Il robot saltellante mi serve per parare gli attacchi aerei. Il robot ameba. Il robot regalo. Ma mi servono tutte, non voglio distruggere nessuna carta. Perché? Il mago solitario non la voglio distruggere, purello, poraccio, mi fa pena. Allora, distruggiamo un ex scheletro, poi magari me lo ricompro, dai. Vale 4 dollari, però che stronzo. Mi ha distrutto una carta e mi ha dato 4 dollari. Mannaggia lui. Non li volevo i 4 dollari. Mi volevo il mio ex scheletro. Disgraziato. Allora, qui c'è una stanza segreta. Soldi.
solo $2. Qui c'è un power up e qua che è sta cosa? Loading 666. What the fuck is this? Cos'è? Ho trovato questa vecchia foto di quando io e Elle ed Elle abbiamo iniziato a giocare ad Aquaman. Gladiatore branchiato, figo. Elle aveva un Lucio Cesare. Quindi è un gioco di carte coi pesci. Il che ci ricorda le carte pesce che ci dà il pescatore. 6-6-2006. 6 giugno 2006. Non pensavo che l'archivista avrebbe tirato fuori questo file. Power up. Devo scegliere una carta. Cosa power upiamo? Una che non c'ha sigilli. Ho scelto tutte sigilli le carte mie. L'altro minatore? L'altro minatore, dai. Vediamo un po' cosa gli diamo all'altro minatore. Ok, gli possiamo dare che quando muore ci ritorna in mano. Oppure che fa il contrattacco con gli Aguley. Oppure che spinge le altre carte. Io voto per il contrattacco. Vai, contrattacco. Non può essere corretto. Ok. C'è un'altra carta bonus. Spero che mi dia lo scheletro che mi manca. Robo baratto, segugio metallico e robo cecchino. No, sono tutte carte di merda. Perché queste costano troppo. E tra l'altro a me il segugio mi sta anche antipatico. Il robo cecchino è l'unica decente. Dai, ci prendiamo il robo cecchino. Ok. C'è da fare un altro scontro, ragazzi. Ma non lo faremo in questa puntata, perché il tempo a mia disposizione è purtroppo scaduto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Inscription. Ciao ragazzi, alla prossima. Prossimo episodio andiamo a ammazzare l'altro Uberbot. Ciao ragazzi, alla prossima.